Sala 8. Cultura cinese. Statuina di Buddha in avorio. L'ultima sala del museo ci proietta nell'affascinante cultura cinese, con oltre 200 reperti esposti. Statuine in bronzo, mobili dalle pregiate fatture, ceramiche, smalti cloisonné, avori, giade, sete, pitture, monete, amuleti, strumenti musicali e abiti indossati in epoca imperiale raccontano la storia antica di un popolo, tipicamente suddivisa in periodi, relativi alle varie dinastie che si sono succedute sin da oltre 4.000 anni fa. La diffusione del buddismo è stata per la Cina di notevole impatto storico e culturale. La tabella raffigura una statuina di Buddha in avorio, alta 24 centimetri. Toccando l'immagine si può percepire la figura del Buddha. Egli è seduto a gambe strettamente incrociate, nella posizione del singolo loto, in evidenza la pianta del piede sinistro. Il braccio destro è ripiegato verso la spalla. La mano, all'altezza del petto, ha il palmo rivolto verso l'esterno, le estremità del pollice e dell'indice unite, mentre le altre dita si ripiegano dolcemente su loro stesse. Il braccio sinistro scende lungo il busto, verso la gamba ripiegata. La mano si appoggia vicino al ginocchio. I capelli corti sono resi in stretti riccioli. La sommità del capo è rasata. I lobi sono allungati. La faccia piena e rotonda, con l'urna tra le sopracciglia, ha i tratti tipicamente cinesi. Il disegno delle labbra e del mento, le guance paffute e le pieghe sul collo che evidenziano la carnosità della figura sono tipiche delle rappresentazioni buddiste di epoca Tang, 618-907 d.C. Sul petto è raffigurata una svastica, simbolo magico-religioso molto antico, che nel buddismo cinese vuol dire 10.000, a simboleggiare le 10.000 virtù possedute dall'illuminato. Una veste sottile e priva di ornamenti, fermata sotto il petto, ricopre con naturalezza e morbidezza i contorni del corpo, comprese le spalle, e la bassa seduta della quale si intravede la lavorazione a petali. Dietro il Buddha, un'aureola a doppia mandorla finemente decorata si innalza dalla base del busto fino a fiammeggiare al di sopra del capo. La statuina è circondata da una bassa recinzione esagonale, con boccioli di fior di loto agli angoli, dello stesso materiale.